Dell'amnistia si va parlando da diverso tempo e più di recente la questione è stata sollevata dallo stesso Presidente della Repubblica. Senza dubbio la necessità di un'amnistia si impone per affrontare il problema del sovraffollamento nelle carceri e anche per superare le condizioni ambientali spesso insostenibili. Lo Stato certamente deve continuare ad esercitare la giustizia garantendo il bene comune dei cittadini, a cominciare anche dalla loro sicurezza ed incolumità. Però, come ricordava il Cardinal Bagnasco, la vita dei carcerati non è mai una vita a perdere e di qui la necessità di affrontare il nodo della giustizia in modo tale che la pena possa assolvere al compito medicinale che le è proprio e nello stesso tempo a garantire i cittadini. Ma come spesso mi è dato di conoscere anche attraverso i cappellani delle carceri, le persone che sono in carcere restano degli uomini che valgono sempre di più rispetto anche alle azioni di cui si sarebbero e si sono molte volte macchiati, e occorre dare la possibilità di un riscatto. Così la società dimostra di essere veramente umana e di essere anche superiore a tutte le bassezze di cui si fanno purtroppo interpreti gli umani. Le agenzie, non dico i giornali, le agenzie ieri sera, stanotte, stamattina non hanno detto nulla, della CEI, di quello, a questo punto, allora se io posso dire davvero da qui a tutte le agenzie, a tutte senza eccezione alcuna, fate schifo, siete davvero italiani brava gente, fate schifo, vergognatevi se vi specchiate. Cioè una notizia che, come ho visto, è la CEI, è la Chiesa, dice una cosa da Radio Radicale, a Radio Radicale, con il suo portavoce ufficiale della CEI. Adesso sono le 9:20, quant'è? Abbiamo non ancora manco le agenzie, ma andate a morire ammazzati, decore proprio tutti quanti. Scusate, un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, a tutta Radio Radicale, va bene, a tutta quanta questa paese. Nel quale davvero Pietro, in questo nostro paese, la Chiesa, il Vaticano, non riesce nemmeno lei, nemmeno loro riescono ad avere un segno che non sia di viltà, di incapacità, di cretinata. Davvero, viva le catacombe, viva Pietro e Cesare, ma vada a morire ammazzato. Grazie.